diversa, cioè a seconda di quello che è il prodotto si vanno a fare gli studi diversi, a seconda di quello che è il mercato in cui va inserito il prodotto bisogna studiare quel tipo di mercato e quel tipo di consumatori, a seconda anche dei competitors, cioè un prodotto nostro non è unico sul punto vendita, cioè sono tanti altri simili, cioè di altri brand, di altre fasce di prezzo, della stessa fascia di prezzo, quindi bisogna distinguersi, bisogna fare in modo che il consumatore ci scelga e per fare questo bisogna avere la fiducia del consumatore, quindi anche offrirgli qualcosa di concreto che sia realmente utile per la vita quotidiana. Rimane comunque difficile soddisfare le esigenze di tutti quanti o si riesce a trovare un compromesso, diciamo, si fa un ragionamento su una media o si cerca di andare a soddisfare i singoli bisogni, anche se molto dettagliati e variegati? Diciamo come principio il design deve essere per tutti, quindi il design for all deve essere, il prodotto deve andare incontro a tutti, quindi deve essere utilizzabile da tutti. È chiaro che poi ci possono essere delle differenze a livello di funzionalità che possono cambiare e andare incontro a delle esigenze specifiche.